Tanto sarà una partecipazione straordinaria, perché quest'anno per numero di aziende e numero di etichette la Liguria vuole candidarsi ad essere una regione importante a Vinitaly, in mezzo a regioni ovviamente che hanno produzioni molto più ampie delle nostre. Il nostro resta un'agricoltura eroica, fatta in un territorio dove è molto complicato produrre, ma la qualità e la quantità del vino ligure sono costantemente in crescita. Solo sabato eravamo ad inaugurare un'importante cantina fatta con i fondi del PSR, segno che al di là di qualche critica di troppo anche la collaborazione pubblico-privato sta diventando una realtà fattuale nel settore. Le etichette di grande qualità crescono di anno dopo anno, l'enogastronomia in generale riteniamo sia una delle gambe importanti non solo del nostro export, della nostra produzione agricola, ma anche della nostra appetibilità turistica, e quindi sempre di più una sinergia tra i nostri settori di punta, quello del turismo e quello della produzione enogastronomica. Quindi è giusto esserci a testimoniare agli imprenditori che ci sono tutto il nostro sostegno, e anche il fatto che la Liguria è una regione che vuol fare sistema, si vuole presentare insieme e vuole dire al mondo che anche in questo campo ha qualche cosa da dire. In realtà arriviamo a circa 250 etichette, abbiamo raggiunto un grandissimo risultato con 100 aziende presenti in tutti gli spazi messi in campo da Regione Liguria e anche dall'Associazione Vite in Riviera. Credo che quest'anno sia un lavoro incredibile fatto, un lavoro di squadra che noi spieghiamo possa essere duplicato su tutto il territorio, replicato in tutti i settori dell'agricoltura ligure. Quest'anno sono molto soddisfatto. Il prossimo anno riusciremo anche a portare in questo spazio di Regione Liguria, che sarà ancora più ampio di quest'anno, perché quest'anno siamo intorno ai 300 metri quadrati. Il prossimo anno porteremo anche a casa tutti quei produttori che negli anni si sono creati uno stand loro e sono andati in altre zone del Vinitaly a fare promozione al loro vino. Quindi un grande lavoro che si sta confermando anche grazie alla nuova enoteca, alla nuova dirigenza di Enoteca, che ringrazio per il grande lavoro di squadra. Molti gli eventi, oltre ai classici che ricordiamo, il premio viticoltura Can Grande, il premio viticoltore etico, ci saranno anche altre manifestazioni. Voglio ricordare una a cui tengo particolarmente, che è legata alla Fiumana Bella, che andrà in scena quest'estate a Chiavari. Avremo a Chiavari, insomma, un territorio chiavarese legato a un passaggio dantesco della Divina Commedia, legato a Siestri, una zona del comune di Nerone, e quindi avremo anche i sindaci a Verona per questo grandioso evento. Credo che la Liguria non si sia mai presentata come quest'anno al Vinitaly. Questo è sinonimo di crescita fortissima dei vini liguri, non solo in termini di produzione ma in termini anche di prodotto di altissima qualità ed eccellenza.